se riusciamo a dare le giuste informazioni e la giusta comunicazione, possiamo ridurre i rischi. E la riduzione dei rischi è importante, perché comunque non possiamo impedire che avvenga una cosa, ma possiamo cercare di limitare i danni che questa cosa può provocare. Quest'anno non c'è stata la solita manifestazione nelle piazze, ma una modalità diversa. Ci spiega come è stata pensata? Sì, quest'anno a causa della pandemia e del rischio di contagi il Dipartimento ha pensato di organizzare nelle varie piazze che hanno aderito una sorta di piazza digitale, per cui ci è stato fornito del materiale e in parte ce lo siamo anche procurato con video, con foto, con interviste che mettiamo in onda su una piattaforma di Facebook, con una pagina dedicata, dove cerchiamo di interagire con le persone che vengono a trovarci, a porci delle domande virtualmente, a computer, non di persona, però è importante appunto saper adottare le misure di autoprotezione nella pandemia, ma non solo, in protezione civile l'autoprotezione è fondamentale, quindi sapere come comportarsi per ridurre i rischi è fondamentale. Nonostante il virus, nonostante le disposizioni anticontagio, siete comunque riusciti a fare un evento che coinvolga la partecipazione delle persone? Sì, cerchiamo, visto le nuove tecnologie, cerchiamo di portare online molte più informazioni possibili, raggiungendo anche una vasta gamma di partecipanti e di genere di persone. Ogni ora noi promuoviamo dei post o dei video in diretta e li condividiamo. Siamo aperti a rispondere a tutte le domande che ci vengono fatte online, soprattutto speriamo in una vivace partecipazione del video in diretta.